Dopo la pausa estiva riparte la stagione concertistica alla Casa Museo Ivan Bruschi. Quali saranno gli appuntamenti di quest'autunno? Sì, cominciamo il 23 settembre con una star assoluta del flautismo mondiale che è Adriana Ferreira. Adriana Ferreira ha vinto il concorso internazionale di Ginevra e quello il Nielsen di Copenaghen, quindi si tratta veramente di una grandissima artista, e insieme a me e al pianista Alessio Tiezzi interpreteremo brani molto interessanti e anche molto divertenti sia dell'Europa che anche del Centro America, e quindi insomma un grandissimo primo appuntamento a settembre. Poi successivamente abbiamo due pianisti di livello mondiale, perché abbiamo Davide Ranaldi che ha vinto il premio Venezia alla Fenice di Venezia l'anno scorso, è il miglior talento italiano in assoluto, è milanese, ha 21 anni, quindi veramente giovanissimo. E poi infine abbiamo Jaeong Park, che è il vincitore, questo è il 18 invece di ottobre, l'ultimo concerto, si chiude in bellezza con il vincitore del concorso internazionale Busoni di Bolzano. Jaeong Park tra l'altro è veramente richiestissimo in tutto il mondo, abbiamo avuto anche insomma difficoltà a portarlo qua perché sarà negli Stati Uniti, alla Carnegie Hall, che insomma veramente per Arezzo è un grandissimo appuntamento. Questa stagione concertistica sta diventando sempre più un punto di riferimento per i giovani talenti. Sì, penso che la cosa fondamentale appunto è anche andare a cercare fuori dal circuito come facciamo noi, cercando di portare i giovani talenti che in Italia non si ascoltano altrove. Questo è molto importante, penso anche per il pubblico di Arezzo sia veramente un plus, ecco, che diamo.